Ragazzi, il parco del Pineto, parco bellissimo, un parco pieno di storia che ora ci racconteranno. Guardate com'è tenuto. Guardate qua sto parco, un parco per i bambini nel parco. Esatto, cosa bellissima. Sì, sì. Peccato che il municipio non riesce da anni a gestirlo, perché non c'è chi apre e chiude, non c'è, si hanno litigato tra di loro sulle competenze, i permessi. Insomma, fatto sta che quest'area è stata bonificata e ristrutturata più di 10 anni fa, ha funzionato a singhiozzo per qualche tempo, dopodiché con la giunta 5 Stelle è stato definitivamente chiuso, perché non volevano che fossero dei privati a gestire l'apertura e la chiusura di questo cancello, e quindi di conseguenza eccoci qua. Mamma mia, è chiuso, raga, da anni e nessuno lo usa. Guardate che roba! I senza tetto, che ovviamente usano sia come stelle. Lo vedete? Ah, raga, guardate qua che parco che ho vista, per cupolone, che fai? Non te la fa una casetta qua? Mi aiuti così, ma che volete? Oh. Guarda questo che sta uscendo dal parco a sinistra col carrello, ha appena portato le birre a quelli che stanno bivaccando lì. È il mini market che gli porta. È il mini market che sta su circonvallazione. Quindi servizio a domicilio. Esatto, che fanno la scuola avanti e indietro col birre. Chiaro che poi secondo te le birre, quindi le bottiglie, dove le lasciano? Tutt'era. Poi non vedo neanche i cestini, quindi. No, il cestino non esiste, perché per principio il 14 ha detto che siccome questo è un parco regionale, non so per quale motivo, praticamente mentre la Villa Donfili ci stanno i cestini, poi i cestini non devono essere messi, perché la gente qui deve essere più civile. E quindi, mancanza di cestini, la situazione del degrado aumenta esponenzialmente. Quindi se deve essere più civile, allora dovresti far girare i vigili che fanno le multe. I vigili se ne vedono, perché negli ultimi tempi, soprattutto con la nuova con le nuove giunte, qualcosa un pochino è cambiato. Si vedono pochissimi o quasi mai le guardie a parco, e forse oggi è un caso rarissimo che si sono affacciati, e per il resto quindi praticamente era da nessuno. Vai. Insiste come vincolo paesaggistico l'ente Roma Natura. L'ente Roma Natura ha 17.500 km quadrati di parchi da tenere, cioè questo, Marcigliana, Acqua Fredda, Tuscolo, eccetera eccetera, con 32 guardiaparco. Ok, quindi praticamente c'è un quarto di guardiaparco per ogni parco che loro gestiscono. Guardate qua che c'è sta. E ovviamente questa è la situazione, situazione che poi è aggravata dal fatto che, non essendoci un controllo del territorio, ma al di là di questi che comunque sono, diciamo, dei visitatori domenicali, cioè del weekend, invece il signore che sta sdraiato dietro al pino davanti, sì, a te, è uno che ci abita qua, c'ha una tenda dietro a quel cespuglio lì. Ah, esatto. E sono loro che praticamente i maggiori usufruitori di quest'area, come si può ben vedere. Ragazzi, oggi siamo a Corneglia, questo è il parco regionale del Pineto, e siamo con Massimo Di Rienzo, che è presidente dell'associazione volontari del Coro XIII, che dal 2014 più o meno gestisce, o almeno cerca di gestire, questo parco dal punto di vista del decoro e delle piante. In particolare, ci sono alcuni dei nostri associati che si dedicano specificamente alla pulizia, però con scarsi risultati, meno per colpa loro. È un continuo qua. Esatto. Che se vedo bivacchi, gente che vive qua, c'è, guardate. Il classico esempio di Davide contro Golia, insomma. Sì, pochi, infatti, che puliscono, tantissimi che sporcano, quindi di, esatto, conseguenza il risultato non può essere diverso. Poi ovviamente vivendoci qui è un continuo, 24/24, noi interveniamo una volta a settimana, alternandoci con il servizio giardini che ci ha la manutenzione del parco. Cagate umane, come potete vedere queste, cagate umane con fazzoletti e bidet incorporato, complimenti, guardate, questi sono i parchi a Roma. Noi siamo un'associazione che, oltre agli aspetti del decoro, sta cercando di far vivere la pineta. Questi pini, che hanno più o meno 100 e passa anni,
All'inizio erano tipo 600, adesso sono meno di 250, attaccati da parassiti di vario tipo. Sostanzialmente non hanno retto, ma soprattutto non hanno retto alla nevicata del 2012, quando sono stati potati brutalmente. Mamma mia. E questo li ha irrimediabilmente sbilanciati, esposti appunto agli attacchi dei parassiti, alle malattie, eccetera eccetera. Sfondo dietro a te inguardabile, mamma mia. Allora, noi come volontari del decoro tredicesimo, oltre a cercare di gestire il decoro all'interno del parco con scarsi successi, ci occupiamo anche della pineta, e con chiaramente mezzi ridotti, perché non abbiamo grandi finanze, però siamo riusciti a mettere a dimora una quarantina di nuovi pini, che sono questi piccoli che si trovano qui davanti a noi e che abbiamo curato negli anni fino al 2016. Questi, per esempio, questo è uno di quelli piantati nel 2016 che ormai ha raggiunto una discreta grandezza, e gli altri insomma li abbiamo piantati dal 2016 ad oggi, chiaramente con l'interruzione del Covid. Ed è il secondo obiettivo grande che noi cerchiamo di portare a termine, cioè quello sostanzialmente di fare in modo che la pineta non sparisca del tutto. E gli unici modi che tu hai è mantenere gli alberi esistenti e piantarne nuovi. La manutenzione degli alberi esistenti significa censirli, curarli e abbattere quelli che si ammalano irrimediabilmente, perché sennò poi i parassiti e quello che sostanzialmente hanno fatto morire le piante si trasmettono su quelli sani, certo. E quindi è un discorso a catena. E i nuovi, vabbè, la nuova speranza che avanza, insomma. Allora, diciamo che la pineta ha una sua storia anche da un punto di vista legata alle famiglie nobili e non nobili romane. Parliamo dei Sacchetti, dei Colonna, dei Borghese. Praticamente questo terreno è passato di mano tra varie famiglie per vicissitudini economiche, perché i Sacchetti l'hanno comprata questa enorme tenuta, che chiaramente si estendeva ben oltre l'attuale parco regionale del Pineto, e l'acquistarono attorno nel 1600 circa. Ma tipo dove stanno qua le case? Dove ci sono le case andavano oltre, certo. E impiantarono, furono loro a impiantare per primi la pineta, perché chiaramente ci coltivavano i pini per i pinoli, quindi c'era la raccolta dei pinoli e lo smercio di questo prodotto. E passarono, così come i Carpegna avevano acquistato le tenute vicine, quindi Piazza Villa Carpegna era dentro alla loro tenuta agricola. Dovettero cedere i Carpegna, dovettero cedere veramente i territori ai Sacchetti prima e poi credo ai Borghese, ma non vorrei sbagliarmi, per problematiche finanziarie, perché a differenza di Borghese, che era un banchiere, quindi sapeva perfettamente come gestire l'economia e le proprie tenute, proprietà e quant'altro, i nobili invece spesso non avevano diciamo conoscenze, non avevano perizia per gestire gli affari, e quindi spesso e volentieri si trovavano poi in difficoltà economiche e dovevano cedere i loro possedimenti a chi poi in quel momento invece aveva la possibilità di acquistare. E quindi per questo praticamente i Farnese, un'altra famiglia che nel Lazio, in Toscana e comunque nel centro, in quello che era il papato di una volta, cioè chiaramente si sono succeduti nell'acquisto, nella vendita e quindi nella tenuta di territori vastissimi, che loro chiaramente mettevano a profitto facendo diventare dei territori agricoli. Cioè, quindi pastorizia, allevamento, coltivazioni e quant'altro. Ragazzi, quanta storia ci sta in un parco, voi venite in un parco e dite, oh, vado al parco, butto le cartacce per terra, tipo qua. Ma sentite quanta storia ci sta pure su un parco, che uno dice, ma c'è il parco, è una cosa normale averci il parco. Dici, uno dà per scontato il parco sotto casa, e poi invece c'è tutta sta storia su un parco. C'è una storia secolare. E si estende avanti fino al Monte Mario, arriva sostanzialmente fino quindi a Balduina e va oltre fino praticamente quasi a Ponte Milvio. 245 ettari di riserva naturale, diciamo in alcune zone anche integrale, che costituiscono un polmone verde enorme per Roma.
e che hanno un potenziale enorme perché da qui dove ci troviamo noi adesso ci sono dei sentieri che permettono di arrivare da un lato alla Balduina, dall'altra a Trionfale verso Santa Maria della Pietà e dall'altra parte invece fino a Valle Aurelia. E tra l'altro si vede pure il cupolone da qua. Panoramicissimo perché da qui chiaramente possiamo vedere il cupolone di San Pietro, la Balduina fino a intravedere la Vela di Calatrava che sta a Tor Vergata, quindi insomma una distanza molto, molto ampia, ma che però purtroppo per lo stato in cui versa e per una serie di come dire, vicissitudini che non riesce ad avere la spinta e la popolarità giusta e la frequentazione giusta per poter essere un luogo meraviglioso qual è, insomma. Tra l'altro un parco come questo, un unico cestino, cioè una cosa assurda. Ragazzi, guardate, Parco del Pineto, Cornelia, guardate quanto è immenso sto parco, guardate. Alla fine questo è l'unico cestino in tutto il parco. Cioè ci rendiamo conto? Che geni! Ma dove sta questo quartiere? Allora, il Parco del Pineto ha una valenza storica notevole perché qui dove c'è quel ceppo in pietra ci passa l'acquedotto Paolo. L'acquedotto Paolo è un acquedotto romano ristrutturato da un papa e che ancora oggi serve la fontana del Gianicolo appunto al Gianicolo. Quindi qua sotto ci Qui passa. sotto ci passa l'acquedotto dove c'è questa specie di collinetta che attraversa il quartiere, prosegue su via Aurelia e arriva fino a Rentalge, perché c'è l'acquedotto, c'è la via Francigena, perché i pellegrini anticamente, quando arrivavano dalla via Trionfale, per non fare lo scollinamento di Monte Mario, che era abbastanza ripido, spesso e volentieri deviavano a destra e quindi facevano quella che adesso è il tracciato della Pineta Sacchetti, arrivavano praticamente nei pressi di Piazza dei Gioconsulti e poi scendevano verso San Pietro, che era meno, diciamo, più dolce come declivio e quindi più comodo da percorrere. C'è la villa dei Sacchetti che purtroppo è crollata nel 1750 a causa della natura morfologica del terreno, perché la villa che aveva una struttura analoga a quella di Villa Panfili è stata costruita su un terreno argilloso e sabbioso e quindi non appena è stata costruita ha incominciato ad avere dei problemi di stabilità e dopo appena 50 anni è completamente crollata e quindi non ne rimane nulla. In questa zona i francesi che avevano soccorso lo Stato Pontificio, seguendo le leggi napoleoniche, pensarono di impiantare il primo cimitero che non fosse dentro le mura delle città e quindi seguendo quella che era la moda che in Francia aveva già preso piede abbondantemente e che poi sostanzialmente è stata, come dire, seguita da tutta Europa, nel senso i cimiteri sono stati sempre costruiti all'esterno della città e i morti non sono stati più seppelliti nelle chiese oppure in posti all'interno della città, ma in luoghi fuori, appartati, appunto, tipo il Verano e quant'altro.